No, come faccio a dirti che sono meglio un mochi? È sciangommina per me, cioè il mochi quando se li mangia la mia mamma inizia a biascià oggi, finisce domani. Cioè, benvenuti in un nuovo video. Oggi sono con Damiano Carrara perché faremo c'è una selezione di 16 dolci e faremo questa battaglia per eleggere il miglior dolce. Damiano, ti avviso, abbiamo tolto il tiramisù perché sennò vinceva facile, conoscendomi. Si dia inizio all'inizio. Giocare. Cosa ci offre? Baba contro cupcakes. Vabbè, secondo te? Io non decido, non io? Decidi te, ma io sono d'accordo. Babà. Perché è una lavorazione bellissima, uno dei dolci più buoni che facciamo nel nostro paese. Tra l'altro è uno dei miei dolci preferiti. A me piace tantissimo, l'impasto deve essere bello, morbidoso e si devono sentire tutti gli aromi. Cioè un vero babà sa di rum, ma ha delle sfumature, delle sfaccettature. Si deve sentire il chiodo di garofano, la vaniglia, l'arancia, il cardamomo. Tutte queste spezie, la cannella, devono andare dentro alla tua bocca ed essere morbido, si deve sciogliere in bocca. È un'esplosione. Poesia. È un super rum e pera. Non c'entra niente il rum e pera, proprio il babà è tutta altra storia. Che poi quando lo fai sembra quasi secco, no? Tutti subito deve vederlo secco. Invece ma no, in realtà, deve essere bello spugnoso. Sì, ma artigianalmente quando te lo fai rimane anche di un colore diverso, non diventa scuro, rimane più biancastro, più di questo colore, quindi un dorato leggero e ha questa alveolatura dentro bellissima. Si fa con un doppio impasto, è un impasto per me strepitoso. Babà è divertente da fare e poi vabbè, ti diverti anche se ne mangi tanti, ti ubriachi anche. È vero. E invece perché il cupcake va così tanto in America? Cioè, perché? Ma perché il cupcake, come dice la parola cupcake, sarebbe un dolce che è nato in tazza. Una sorta di quattro quarti, non nasceva. Okay. Quattro quarti, quindi pari peso, burro, zucchero, farina e uova. E in questo caso il cupcake proprio facevano una tazza, un cucchiaino, una cup per tipo, facevano l'impasto e lo cuocevano dentro le tazze. È un dolce divertente da fare, si può aromatizzare in diverse maniere. È bello per colorato, perché poi alla fine fai una crema a burro sopra, la decori con tanti tipi, però poi in bocca cosa mangi? Una massa pesante. Ci sono tre tipi di masse montate. Questa è una massa montata pesante. Questa è una massa montata pesante perché per l'appunto poi ha bisogno anche di un lievito in polvere per lievitare. Non è nulla di che. Non è un babà. Cioè qui vince facile il babà, dai. Vince facile il babà, diciamocelo. Vince quindi facile. Babà passa il primo turno. Poi cosa abbiamo? La cheesecake contro la panna cotta. Tra l'altro mette due immagini molto simili in sito, sì, no? Mette la cheesecake, frutti rossi, tutto. Però questa è una cheesecake fresca. Vedi, non è una cheesecake cotta da forno, quindi una New York cheesecake. E la panna cotta è una panna cotta semplice. Ti posso dire cheesecake per il semplice fatto che può essere fatta in tantissimi modi diversi. Però anche la panna cotta. Però sai che il cheesecake c'ha il biscotto sotto, che mangiare il cadere un po' di crunch in pionza, bocca. Molto pionza. È pionza. La vera cheesecake è pionza. È pionza. Questa, a vederla così, è un mattone. Lo vedi la base com'è? Guarda com'è. È compatta, un dito, ma è un poco dito. Compatta, capito? A me piace fare un crumble molto più morbido, croccante. Quando lo mangi si sente il burro, ti arriva il pezzettino di sale in bocca, ti lascia l'acquolina in bocca e poi qualcosa di cremoso, areato. Te pensa che io la cheesecake la faccio con formaggio spalmabile e una piccola parte di mascarpone aromatizzato un po' con la vaniglia, un po' di succo di limone, scorzetta. Molto delicato. Però dai, facciamo vincere la cheesecake, se no si va solo in Italia. Poi tra l'altro la panna cotta è troppo semplice, dai. Scusa, è panna cotta. È semplice. E poi la vera panna cotta, sai che andrebbe cotta fino a farla ridurre. Si fa ridurre piano piano piano. E quella è una vera panna cotta. Invece tutti fanno la panna, la portano a bollore, mettono la gelatina. Panna cotta. Panna bollita. Cheesecake, passa il turno. Ora devo parlare un attimo a quelli della mia generazione. Voi mi potete capire in questi momenti di nostalgia. Ma quant'erano belli i Cavalieri dello Zodiaco, ve li ricordate? Che darei per vivere quelle emozioni di quando l'ho visto la prima volta, ero piccolissimo. Però non si può fare. Ma c'è una buona notizia. È uscito in edizione italiana il primo gioco mobile basato sul manga più leggendario degli anni 80, Saint Seiya, ovvero i Cavalieri dello Zodiaco. È un gioco per smartphone divertentissimo, con visuale verticale, così ci puoi giocare ovunque. Comunque anche con una mano sola. E poi le storie, le immagini, i personaggi sono fedelissimi al manga originale. Ci sono Seiya, che è Pegasus, Shiryu, Sirio il Dragone, Yoga, che è Cristo del Cigno, Shun, Andromeda e Ikki, Phoenix, che si allenano per diventare cavalieri, o Saint in originale. Se non avete visto l'anime o letto il manga, è un'occasione perfetta per riscoprire la storia. Una grande occasione, dato che è la prima volta che il gioco è in versione italiana, ragazzi. Collezionando i personaggi potete allenarli e farli diventare sempre più forti. Ci sarà anche un evento
speciale per Pasqua all'interno del gioco. Preordinando la versione di Pasqua potrete ritirare ricchi premi, tra cui Cain Abel di Gemini. Seguendo il canale ufficiale di YouTube e la pagina ufficiale di Facebook di Sensei a Legend of Justice, rimarrete sempre aggiornati sulle novità e potrete ottenere fantastici premi. Tra questi eventi per l'edizione di Pasqua ci sarà l'evento Uova d'Oro del Giardino di Pasqua, grazie al quale, cercando le uova d'oro e scambiandole per gli scrigni, otterrete alcuni potenti sale. E l'evento Cerca il tuo uovo dell'anima. Partecipando a questo evento potreste vincere il vostro uovo di Pasqua personalizzato. Nel gioco ci sono molte uova di Pasqua nascoste da sbloccare e partecipando all'evento avrete l'opportunità di prendere parte all'estrazione di buoni regalo da 100 euro. Quindi, che aspettate? Io l'ho già installato. E arriviamo, Pancakes e... Vabbè, Fruzzando. Fruzzando. È... Sì, vabbè, nuova moda di dolci giapponesi. Fruzzando. Sì, io c'ho un amico, con te lo posso dire, l'ho raccontato già una volta, ma voglio raccontarlo a te. Lui in Giappone, come parlava tosco giapponese. Parlava toscano strettissimo, ma parlava e lo capivano perfettamente. Lui faceva, sì, ma sei, e c'ho tomate ora sai. E core manandesca. Era bellissimo, te lo giuro. Io mi pisciavo dalle risate. Però lo parlava perfettamente. E invece io ho questa referente, questa ragazza giapponese che mi fa da referente perché sto facendo delle cose anche in Giappone. E lei però ha imparato l'italiano e il marito è fiorentino. Lei parla giapponese e ti dice praticamente. Quando ti parli con lei, praticamente. Cioè, c'è proprio questo. Non c'è perché, ovviamente. Perché l'ha imparato in toscano, è bellissimo. Cioè, ha l'accento giapponese, ma fiorentino, l'opposto di quello che fantastico, dici te. Fantastico. Come il marito tedesco di mia zia che parla solo col dialetto della provincia di Foggia in italiano. L'italiano non lo capisce. Pancake. Allora, pancakes. Sì, pancakes sono buonissimi, si possono fare in 3000 modi diversi e mi piacciono tanto. A me poi con lo sciroppo d'acero e le banane è una delle mie più grandi passioni. Facili e poi li puoi mangiare sempre. Io li faccio col grano saraceno, con la quinoa rossa, pochissimo zucchero, quindi si riescono a fare anche belli leggeri e quindi sfizioso. Questo è una... Cos'è? Questo pancarré? È un pancarré con panna e frutta fresca. In Giappone la frutta è vista come un prodotto di pregio, no? Certo. Sai quanto costa l'uva al chilo in Giappone? Lo sai, no? Ci sono stato. Scusa, allora. Scusa. Non hai capito? Ho visto le mele. Le viste? Lo so. Hanno le fragole impacchettate una a una. Cioè, ma follia. Anche le banane sono una a una nella tutto plastica. Tutto impacchettato. No, è bellissimo. E costa, un occhio. Non è intoccabile la frutta in Giappone. Posso quindi... sapere perché? Viene altamente ingegnerizzata. Cioè, tipo, loro cercano di fare il frutto perfetto. Cioè, hanno quelli che mettono la copertina quando fa freddo. Bravo, per uno. È assurdo. Cioè, se mangi la frutta in Giappone è tipo la più buona che mi mangi. Sì, no, ho capito, ma posso pagare 70 euro al chilo l'uva? Ma che sei scemo? No, è poi grosso. Si è visto un grappolone così. La mela, io ho la foto, ho postato una foto di quando ero in Giappone con la foto della mela con la mia faccia accanto. Cioè, la faccia mia è più piccola della mela. Che cacchio era a fare così? È lì che nasce il melone. Pancakes. Passano il turno. Pancakes. Il salame di cioccolato e con dei sfugliatei. Sfugliateo. Quando arrivavano in America a chiedere le sfogliatelle, i clienti vengono da noi. Do you guys make sfugliateo? I primi giorni che sei aperto, no? Nel 2011 arrivava la gente e mi diceva, do you guys make sfugliateo? Che massi, te capisci? Sfugliateo. Stanno a te questi. Ma che vogliono? E poi facciamo vedere. Sfogliatelle. Ma ci vai via. Perché la nonna. Certo. Io sono italiana. Ti fanno. Te sei italiana? No. La nonna del mio ex marito era italiana. Oh, so your ex husband grandma was Italian, therefore you're Italian. Ok, great. Questo è okay. Comunque sfogliatelle tutta la vita. La sfogliatella è anche questo. È uno dei dolci che rappresenta l'Italia al meglio nel mondo. Se addirittura in America te la chiamavano sfugliateo. Sfugliateo. Perché c'è tanti immigrati. Maridocci contro le crepes. Con le crepe. Vabbè, le crepes sono praticamente molto simili all'impasto del pancake. Del pancake, quindi spianato, diciamo. E poi a me francesi proprio mi manca ancora. Maritozzi tutta la vita. Maritozzo è un pan brioche semplice. In questo caso lo puoi aromatizzare con vaniglia, scorza d'arancia, limone. A me piace tanto così. E poi dentro viene messa tanta panna. Non troppo montata, perché sennò si straccia. Maritozzo. Così non si straccia. E qui abbiamo torta al cocco. Incontro i waffle. Torta al cocco. Non so neanche che stesse. Vabbè. È una torta al cocco. Sì, è una torta con la farina di cocco. Vincono i waffle tutta la vita. Dai, il waffle è buono, Maria. Anche quello a colazione. Notare che hanno tutti la frutta rossa. Sì, sì, sì. Non so perché. Sì. Waffle.
waffle vincono ovviamente. Anche questo stesso impasto del pancake lo puoi mettere dentro la macchinetta. Sì, sì, io ho la macchina con le formine diverse per fare le cose diverse. La torta caprese, che stranamente non ha pomodoro e mozzarella. Ma tutta roba del sud, cioè, sono solo dolci del sud. E il mochi. Il che? Il mochi è buono, il mochi. Sì, a me piace, sì. Quello classico, fagiolo rosso e riso bianco. Sì, sono buoni i mochi, cioè soprattutto quelli fatti artigianalmente che mangia in Giappone, sono molto buoni. Però la caprese è un altro dolce storico nostro italiano. Come faccio a dirti che sono meglio un mochi? È sciangommina per me, cioè il mochi quando se li mangia la mia mamma inizia a biascià oggi, finisce domani. Cioè, questo qui te lo vedo secondo me lo descriverebbe. Sembra una sciangomma, va tutto in quella. Però ti voglio fare una domanda io. Perché il mochi spesso è gelato? Lo fanno col gelato dentro? No, ma forse in Italia, cioè all'estero, in Giappone il mochi. Infatti non l'ho mai visto in Giappone, no, il gelato. No, è un grande classico. Se l'altro, se non sbaglio, azzarderei dire nei ristoranti cinesi, che non c'entra nulla col Giappone. Vedi la torta caprese con la mandorla. Attenzione, churros contro baklava. Questa baklava, questa è bella. Allora, tendenzialmente direi churros, però voglio far vincere il baklava per il semplice fatto che è un dolce secondo me di una storicità unica. Per tutto il Middle East è considerato un dolce, un mostro sacro della pasticceria. Tra l'altro si può fare in diverse maniere, si usano dei mieli speziati, è un dolce che sa di storia, sa, e questa è la storia della pasticceria nel mondo. Bello. Il baklava è la storia della pasticceria nel mondo perché c'è questo impasto filo dough, che è questo impasto sfogliato super croccante con questo miele e poi la granella di frutta secca. Una volta il dolce era miele e frutta secca, è nato tutto da lì. Un dolce povero di una volta, però che continua ad andare buonissimo. È un antenato. Così, ne mangi? Sì, pesantino. No, pesantino. Se te ti vai a balenarti e tutto questo qui, con un pezzo così, te è finito la giornata. Per quanto hai già preso tutte le calorie del giorno. Te mangi un baklava per una settimana, te una settimana più di 10 kg, un chilo al giorno, tranquillo. Baklava passa tu. Però è buono. Però aspetta, 7 kg allora, se prendo un chilo al giorno per una settimana. Io la settimana per me dura 10 giorni. Ok, allora va bene. Non mi torna. Diciamo agli spareggi. Così a occhio io ti direi già chi è il vincitore. Qui il waffle. Qui waffle, vero? Waffle tutta perché la vita, quella lì è troppo ghionza. Pionza. Waffle contro waffle. Waffle. Qui invece abbiamo pancake sfogliatelle. Pancake troppo semplice. Troppo. Sfogliatella tutta la vita. Babà maritozzo. Babà. Attenzione, caprese baklava. Baklava. Portiamo avanti qualcosa di straniano perché sennò stanno solo nel Napoli. Cioè, tutto napoletano. Babà baklava. La finale? No, è la semifinale. Babà tutta la vita. Ragazzi. È dura. L'altra semifinale. Vabbè, altra semifinale, sfogliatelle, waffle, sfogliatelle. Sfogliatelle. Babà contro ultimo sfogliatelle. Round. Babà contro sfogliatelle. Questa è pesante. Invece i babà te li chiedevano babà in America. Babà. C'era la U che precedeva. Babà. Do you guys make babà? Sfogliatelle. Questo è molto difficile. Quali sono i fattori che possono determinare la vittoria dell'uno o dell'altro? Allora, sono entrambi impasti belli, però l'impasto più complesso tra i due ti direi quello della sfogliatella per il semplice fatto che l'abbiamo anche un po' perso. Poche pasticcerie ormai nel mondo continuano a fare l'impasto della sfogliatella. La sfogliatella è questo impasto super elastico, non so se l'hai mai visto fare, ganzissimo. Sì, quello elastico che viene steso, ci viene buttato sopra lo strutto e poi viene arrotolato, si forma questa sorta di impasto bello unto, ingrassato con lo strutto e poi vengono, una volta che è riposato, vengono tagliate e vengono fatte delle girelle, no? Mm-hmm. Che poi col dito si spinge, nel mentre che si spinge si dà la forma della conchiglia. Viene poi farcito con la semola, col semolino, insomma, insieme al fiori d'arancio, i canditi, la ricotta. È sicuramente più complesso del babà, però se mi domandi cosa ti ci va ora, ti direi il babà tutta la vita. Proprio un babà per terminare la giornata è la morte sua. Se era mattina ti avrei detto la sfogliatella, io direi il babà, ma a malincuore, a malincuore, ma il babà. L'accendiamo? Il babà. Babà. Quindi il babà trionfa sulla sfogliatella e viene eletto il migliore di questi 16 dolci, perché poi ovviamente di dolci ce ne sono un quantitativo infinito, stratosferico. Sarebbe impossibile fare un completo. Però io ci avrei aggiunto la zuppa inglese, la torta della nonna, un millefoglie, una Sant'Onorè, cioè ci avrei aggiunto un po' di roba in più. Ecco, la prossima volta per favore facciamoci fare preparate queste figure. Cioè un po' sempliciotto, era tanto sud, cioè Toscana non c'era nulla. Il cantuccio ci si poteva mettere, due cantuccio, qualcosina. Ma la torta della nonna ci doveva essere. La torta della nonna è la mia preferita. La torta della nonna è una bomba. Oggi ha vinto il babà, ma non sarà sempre così. Sì, ha vinto la battaglia, ma non la guerra. No. La guerra arriverà. Faremo la guerra. Grazie mille Damiano di essere stato mio ospite. Grazie a voi ragazzi, ovviamente vi lascio in descrizione e in grafica i link per poter seguire Damiano su tutti i suoi canali social e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.
Ma guarda un po' chi c'è. Sì, lo so che stai per cliccare abbonati. E fai bene, perché grazie all'abbonamento potrai avere tantissimi vantaggi pazzeschi. Provare per credere.